Paolo, come parla alla comunità che lui stesso ha evangelizzato, ci fa capire che c'è un cammino, c'è una crescita, c'è una fortificazione attraverso la chiamata che abbiamo ricevuto, che la chiamata diventa chiamata quando si risponde alla chiamata, quando si fa una vera scelta della chiamata. Ecco, così lo Spirito Santo opera attraverso chi risponde e fa una scelta, ecco, per la sua santità. Tutto questo, ecco, ce lo insegna Gesù, lo hanno insegnato gli apostoli a tutti coloro che sono andati in giro per il mondo a portare la parola del Signore, a evangelizzare. Vedete che le cose nella comunità non è che sono andate sempre bene, perché c'è sempre, ecco, da discutere, c'è sempre, ecco, qualcosa da chiarire, perché non sempre tutti, ecco, la pensano nello stesso modo, non sempre tutti hanno lo stesso pensiero, non sempre tutti hanno aperto il loro cuore, ecco, al Signore. Allora si pensa e si discute tante volte, ecco, su cose magari futili e banali che ci portano fuori strada, quelle cose che fanno entrare il male all'interno della comunità. Noi siamo stati chiamati dal Signore, ma a rispondere alla chiamata del Signore, altrimenti se non rispondiamo e non facciamo la nostra scelta, come fa lo Spirito Santo a operare attraverso di noi se non abbiamo fatto una scelta, se non abbiamo risposto alla chiamata? Vi porto un esempio: prendete una spina, se non la mettete nella presa, la corrente non arriva. Quindi, se non arriva la corrente, significa che siamo scarichi. Quindi lo Spirito Santo non arriva se noi non facciamo, ecco, una scelta, se non rispondiamo alla chiamata del Signore. Il Signore promette, il Signore annuncia, ecco, ci dice delle cose straordinarie che Lui farà, ma dobbiamo farci trovare pronti a tutte queste cose che il Signore ha annunciato. Non possiamo, ecco, riflettere ancora alla nostra chiamata. La chiamata o si risponde o non si risponde, o si fa una scelta o non si fa una scelta, non si cammina, ecco, soltanto con i piedi e basta. Ma bisogna aprire il cuore, camminare con il cuore rivolto verso il Signore. Si deve aprire il cuore al Signore. Aprendosi il cuore al Signore significa che abbiamo fatto la scelta, ci siamo convertiti, vogliamo fare la volontà di Dio, saremo punto di riferimento per tutti coloro che avranno bisogno, per tutti coloro che il Signore ci farà incontrare. E quei tempi sono quelli che sono, e quindi le cose stanno per cambiare nel mondo, ma soprattutto le cose cambiano anche in mezzo a noi. Quindi facciamo presto a rispondere alla chiamata del Signore, facciamo presto ad aprire il nostro cuore completamente al Signore. Allora comprenderemo tante cose, accetteremo tante cose, supereremo tutte le prove, ecco, tutto sarà più facile se noi apriamo il cuore al Signore, perché il Signore ci illumina e ci fa comprendere, ci fa capire dove sta il bene, dove sta il male. Pensate, ecco, la Madonna, ecco, si è manifestata lunedì e ci ha insegnato delle cose molto importanti. Ecco, quando il male ci viene a tentare, non è che ci viene a tentare solo una volta e poi se ne va. No, ha detto la Madonna, lui viene sempre con un abito nuovo. Cambia sempre abito finché non ci
Quindi vedete che insegnamenti, non si ferma subito alla prima tentazione. Se non riesce, cambia abito e viene con un altro abito. Se non riesce, viene ancora con un altro abito, finché, ecco, tocca quel punto debole per farlo entrare e per farci cadere. Ecco, questi sono gli insegnamenti che ci ha dato la Madonna. Facciamone tesoro, perché il male è astuto, Il male, detto la Madonna, è potente, ma Dio è l'Onnipotente. Quindi se noi stiamo con Dio, stiamo nella grazia di Dio, ecco, il male non ce la fa. Ce la fa se noi rimaniamo indietro, se noi rimaniamo deboli, se noi non ci fortifichiamo spiritualmente, allora il male entra sempre, in qualsiasi momento della nostra vita. E allora quando entra il male, non ci lamentiamo se le cose non vanno più bene, le cose vanno male, perché il male è entrato. Quando entra il male tutto va male, se entra Gesù tutto va bene. Questo dobbiamo fare, una scelta, o il bene o il male. Salve Regina, Madre Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, Gesù, i figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Osso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pio, dolce Vergine Maria. Regina della pace, prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.